Bentornati o benvenuti sul mio canale. In seguito al video La trappola invisibile, molti di voi mi hanno chiesto come riconnettersi alla propria anima, come allinearsi alla frequenza dell'anima. E in questo video cercherò di rispondere a questa domanda, perché malgrado molti di noi sono consapevoli di essere un'anima, ma essendo ancora identificati con la mente, non sempre riusciamo a mantenere stabile questo contatto. Quindi in questo video scopriremo insieme le pratiche che possono aiutarci ad andare oltre la mente e ritrovare insieme la nostra vera essenza. Ma prima di tutto, cos'è l'anima? Dovendo dare una breve definizione, l'anima è l'esperienza che lo spirito fa di vita in vita, è eterna e imperturbabile, è il nostro vero sé o sé superiore. E rientrare in contatto con la nostra anima ci permetterà di comprendere e allinearci al cammino che siamo venuti a compiere in questa vita. Qui di seguito elencherò alcune caratteristiche delle persone che non sono in contatto con l'anima. Uno di questi è l'attaccamento. Chi non è in contatto con la propria anima è molto attaccato ai beni materiali e delegano la propria felicità all'esterno. Inoltre, queste persone tendono al giudizio. C'è sempre qualcosa di giusto o sbagliato, bello o brutto, e vivono con un senso di separazione dagli altri. Inoltre, questi individui tendono al vittimismo, sono lamentosi e la colpa è sempre degli altri. La responsabilità non è mai la loro. La successiva caratteristica è che la maggior parte delle emozioni che vivono sono negative e ne sono succubi. Vivono nell'ansia e nella paura e non riescono a gustare appieno il momento presente. La loro mente è sempre proiettata al futuro o al passato. Tra le altre caratteristiche è che le loro azioni sono dettate da schemi e convinzioni inconsce che ne condizionano la vita. E l'ultima, probabilmente la peggiore, è che l'anima di questi individui è soffocata dall'ego che viene costantemente alimentato dalla mente. Al contrario, le caratteristiche di persone identificate con la propria anima sono il perdono e la compassione. Queste persone hanno una grande apertura del cuore che gli permette di sviluppare emozioni superiori come il perdono e la compassione verso il prossimo. Inoltre hanno un atteggiamento positivo e sono proiettati positivamente verso la vita, a prescindere dagli eventi e dalle circostanze, e vivono senza essere legati alle cose o alle persone. Amano e godono della vita, ma senza sviluppare attaccamento. Inoltre, queste persone sentono dentro di essi una profonda gratitudine verso la vita e tutti gli esseri viventi, ed è forse anche per questo che sono costantemente in uno stato di pace interiore. Gioiosi e solari, emettono la luce che proviene dall'anima. Inoltre sono creativi e riescono a esprimere al meglio i propri talenti. E una delle loro più belle caratteristiche è che hanno un senso di comunione con tutto. Non si sentono separati né dagli altri né dal mondo. E sanno che l'esterno è lo specchio dell'interno, e tra le loro qualità è che vivono mettendosi al servizio degli altri, aiutando altre anime in cammino. Ma come possiamo fare per allinearci alla nostra anima e ricollegarci al nostro sé superiore, a prescindere dall'aspetto devozionale o dalla fede? In tutte le tradizioni spirituali, pur essendoci diversi approcci al percorso verso l'illuminazione, vi sono molti elementi in comune. Qui di seguito vediamo alcune pratiche che possono darci una mano in questo.
La prima pratica è disciplinare il comportamento. Infatti autodisciplina e forza di volontà sono la base per disciplinare la mente e non esserne schiavi. Inoltre dobbiamo essere in grado di lasciare andare gli attaccamenti. La sofferenza infatti nasce dall'attaccamento. Dimentichiamo il senso del possesso e le dipendenze. E inoltre, non deleghiamo la felicità all'esterno. Non meno importante è depurare e purificare il corpo, che è il tempio dove l'anima dimora. Teniamolo pulito, affinché l'energia possa scorrere liberamente e le vibrazioni elevarsi. Un'altra pratica importante è quella di riconoscere e sviluppare i propri talenti. Ciascuno di noi ha un talento. Scopriamolo e comprendiamo come usarlo per noi e per gli altri. Un'altra cosa che aiuta è la preghiera. A prescindere dalla fede o dalla propria spiritualità, la preghiera resta uno straordinario strumento energetico, i cui effetti sono stati studiati anche scientificamente. E su questo argomento ho anche fatto un video. E tra le varie pratiche c'è anche la meditazione, forse la più antica pratica spirituale, per trascendere la mente e raggiungere la nostra essenza. Ma anche aiutarsi con discipline olistiche ci aiutano a riportare armonia tra corpo, mente e spirito. Non meno importante è mettersi al servizio del prossimo, perché l'ego lavora sempre per se stesso, mentre l'anima per tutti. E se serviamo la vita servirà a noi. Diventiamo consapevoli che il mondo esterno e le altre persone sono uno specchio di noi stessi. Non siamo separati dal tutto. E a questo punto, cara anima, è proprio giunta l'ora del risveglio. Quindi ti aspetto nei commenti. Fammi sapere a che punto sei.